Ciao a tutti, benvenuti al mio canale. I miei capelli è veramente pazzi adesso. Non è bello, secondo me. Ok, allora ho finito il mio allenamento piccolo, ma adesso voglio andare fuori e anche voglio correre, ma non per troppo tempo, probabilmente per 3 miglia. Mi piace correre di solito 1 o 2 giorni durante la settimana, ma è difficile anche perché non sono... No. Quando dico no è perché ho bisogno di pensare di più in italiano prima di parlare. Non è troppo caldo adesso. È una cosa bella per correre. Allora, anche oggi insegnerò yoga. Una lezione più avanzati nella una stanza caldo. Ha senso? Stanza calda. Quando ho detto che non ho parlato l'italiano molto durante questi giorni, era vero. E adesso non studio l'italiano perché mi laureerò un anno presto. Ah. Comunque, come ho detto, mi piace alimentarmi nella mattina perché è più bello quando ho l'energia per il mio giorno e anche, non so, mi piace svegliarmi più presto quando il mondo sta dormendo. Allora, c'è una cosa molto interessante. Vicino nel mio appartamento c'è una coppia da Parigi e Italia che sono i proprietari di un ristorante, ma la moglie parla l'italiano, ma non posso mangiare lì perché sono vegano e il cibo lì non è vegano per nessuno. Ma ho chiamato il ristorante e quando la moglie stava parlando con me, posso sentire la sua accento italiano e volevo parlare con lei molto 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 male in italiano, ma stavo pensando, ok, quando andrò lì per una cena parlerò con lei, ma non posso mangiare lì perché lei ha detto no, mi dispiace, non abbiamo cibo vegano. Che brutto. Probabilmente un giorno andrò lì solo per dire ciao. Ok, è una storia lunga, adesso ciao, voglio correre. Sono pronta! Ho il mio orologio, i miei auricolari, ma anche spray al peperoncino per essere sicuro e chiavi perché ovviamente ho bisogno di miei chiavi. Ciao! Sono così sudata! E invece quando stavo correndo ho trovato un mercato dei agricoltori e voglio andarli. Andiamo! Eccomi qua! Sono ritornata a casa mia, ma ho comprato qualche cosa magnifica. Ho un sacco di piante. Ma che bello! 1, 2, 3, 4, 5. Questa pianta qui è basilico e anche ho comprato questa fiore. Ah. Un fiore del sole!
bellissimo. Non ho parole per questo, sono molto contenta. Quattro patate dolce, che bello. Questi sono pomodori piccoli, perfetto con il basilico. No! Mio Dio! Anche ho comprato pesche. Delizioso! Peperone viola, peperone rosso e peperone verde. Ho comprato prugne. Non so se gli italiani usano questi, ma il nome è microverdi. Ho fame e voglio avere colazione. Il mio cuore è aperto. Amo yoga. Mi piace questi, sono carine. Allora, adesso sto andando al un festival di arte con un amico. Ho fatto biscotti di limone e fragole ieri con un'amica e ho mangiato uno di questi. Allora, ci vediamo dopo. Questa sera passerò tempo con i miei amici da yoga e sono contenta perché stiamo cucinando curry. Ballando e dipingendo da sola era molto divertente. Le vere! Io! I miei amici sono qui. Vieni qui. Dicono ciao! 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 Questi sono i miei amici. Loro sono gli insegnanti di yoga, ma oggi insieme stiamo preparando curry e lui è un cuoco, lui anche è un cuoco. Andiamo! Anche sto preparando cioccolato caldo con rishi. Bussin. Una citolla di curry. Yeah. What's on the show? What's under this subtle smile? We'll never know. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something that features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her.